E ben ritrovati con un ospite, la camera che ci inquadra è quella, che è Valerio Galli in persona, il direttore d'orchestra che abbiamo ascoltato dirigere poco fa e ascolteremo ancora dopo. Adesso, infatti, ci siamo impegnati di tenerlo un minutino, di lasciarlo andare perché deve ritornare al lavoro. Allora, intanto per cominciare, questo campanello, piacevolissima sorpresa, almeno per me e per i molti che non lo conoscono. Prima, microfoni spenti, dicevamo che è molto rossiniano, è molto un Donizetti, un po' d'antan già per il 1836 quando l'ha scritta. A lei piace quest'opera? Molto, piace molto, è molto divertente, è bella da vedere, bella da sentire. Un'opera che veramente va vista, questa va vista veramente in palcoscenico, sì, perché in palcoscenico rende molto. Azioni brillanti, divertenti, gli interpreti stasera credo siano stati molto bravi, a mio parere molto bravi, è stata una bella serata. E del seguito che mi dice? Lei ha già fatto l'antigenerale, lei è pucciniano convinto, nato in Versilia peraltro, quindi su Puccini, del Gianni Schicchi? Capolavoro, uno dei capolavori del Novecento, insieme penso a tutta la produzione del maestro Puccini. E l'antigenerale è andata. Non dico niente, incrociamo le dita, ecco, facciamo qui. Avremo un grandissimo Gianni Schicchi, uno dei più grandi, forse il più grande Forse il Gianni più Schicchi grande, della storia. confermiamo che Sì, è è Rolando Rolando Panerai. Panerai, certamente è Rolando Panerai. Benissimo, sì, abbiamo solo microfono, mi rimproveravano che avevamo dalla regia. L'ultima cosa prima di lasciarlo andare, al meritato riposo e alla concentrazione per questi ragazzi dell'EOS, cosa mi dice? Perché il grande maestro lo sappiamo benissimo che è Gianni Schicchi, come dice Bruno Bartoletti. I ragazzi però mi sembra che siano andati molto molto bene. È stata una bellissima esperienza dal primo giorno di audizioni, quindi dall'inizio di settembre fino a oggi. Questa è l'opera interamente dedicata ai giovani dell'Opera Studio. Hanno già partecipato a Flauto Magico con grande successo, ma devo dire che stasera hanno avuto proprio il loro momento di gloria. E così sarà nella seconda parte. Sicuramente Valeri, in bocca al lupo, grazie mille, assolutamente Vado a credi. studiare. Benissimo.